Allora, questa è, a forza di darle via, mi è rimasta solo una. Questa qua. Questa credo sia il mio primo gol in Serie A a Napoli, che Napoli vinceva lo scudetto quel giorno. Abbiamo vinto noi e la gente che sta qui, ha vinto anche la città di Napoli. Batte Baggio e segna, bellissimo gol da parte di Baggio, che ha visto il paletto più lontano libero, ha girato la barriera e, festeggiatissimo, vedete, ha portato sul risultato di parità la Fiorentina. Gol, gran bel gol di Baggio su calcio di punizione. Il mio primo gol in Serie A. Quella che ha aperto un po' la strada ai gol, no? Cui ci tengo in maniera particolare. Nel mio primo gol in Serie A potevo farlo anche con, non so, con lo stinco, perché, però insomma era importante farlo, poi era per noi un momento tragico, perché se non pareggiamo quella partita retrocediamo in Serie B. Cui mi ha fatto piacere, è chiaro, perché comunque vabbè, in quei momenti uno fa anche fatica a mettere tutte le cose insieme, perché appena realizzato di aver fatto qualcosa che non era normale, per cui già questo era un modo per metterti un po' fuori testa, dai. Questo credo che sia la prima maglia che ho indossato col numero 10 dopo che non c'era più il grande Giancarlo Antognoni.